Ho ideato e curato la Biennale World Art in relazione alla presentazione del movimento dell'arte neoliberativa. Ho fondato il movimento dell'arte neoliberativa nel 2000. L'arte neoliberativa vive il senso della storia, vive il rinnovamento della società umana e della storia stessa attraverso la cultura, attraverso l'intelligenza sociale dell'arte. L'arte, attraverso l'espressione, tende a tradursi in pensiero. Come pensiero l'arte è portata ad affermarsi come filosofia, ad affermarsi nei momenti dell'oggettività e dell'assoluto. Ora vediamo l'opera di Massimiliano Bernardi dal titolo La battaglia di Teutoburgo. La battaglia di Teutoburgo è un vero e proprio groviglio di cavalli, di soldati, di sentimenti, di passioni. La strategia del colore e della luce nella Roma creata da Giuseppe Galli. La pittrice Maria Prokofieva propone l'affresco di un'umanità corrente, la facoltà narrativa della forma, l'intelligenza e la passione del colore. Ora cominciamo a vedere l'opera della Prokofieva dal titolo Roma by Night. La filosofia dell'universalismo, il mondo visto dall'alto, la rappresentazione utopica delle possibilità di liberazione umana dalle condizioni moderne di alienazione. Nelle opere di pittura di Franco Marchioli e Flavia Manfroncelli. La pittrice Patrizia Ricca propone il dialogo di due civiltà. La civiltà greco-latina e la civiltà contemporanea, alla ricerca di una bellezza sublime e inattingibile. La pittura come parte integrante della sostanza di un pensiero. Nell'opera di Paolo Maccelli. La scultura informale e polimaterica di Fabio Chiapparelli. Il simbolismo della memoria nelle opere di Giuliano Maggiotti. Lo scultore Raffaele Sava propone il dialogo dell'essere e della forma nelle sue sculture in bronzo. Il realismo dell'esistenza, la verità psicologica nei ritratti creati dal pittore Ivano Petrucci. Ivano Petrucci propone una galleria di personaggi. Il presidente americano Obama, Marilyn Monroe, l'attore Marlon Brando. Il pittore Emidio Mastrangioli, con le sue
nature morte, anzi, con le sue nature vive, come il giovane pittore le chiama, propone un racconto verità tra autobiografia e oggettività, in una pittura ricca, profonda di pathos. Veramente interessante, significativo, il giovane pittore di Sulmona per quel che riguarda il panorama dell'arte contemporanea. La costruzione della materia e della memoria nelle opere di Ursula Salomè Ortis,